Direi proprio di sì. Allora, di cosa ci occupiamo questa mattina? Di un settore, che poi è un settore che riguarda le nostre vite, che è rimasto fermo praticamente. Ed è il settore della giustizia. Quest'oggi ci siamo occupati nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, di tutta la vicenda, Palamara, i magistrati, l'ANM, il CSM, le correnti, le nomine nelle procure e via dicendo. Invece oggi ci occupiamo proprio della giustizia, di quello che si vive quotidianamente nei tribunali, che vivono le persone che magari hanno una causa civile o una causa penale, gli avvocati, i magistrati, a fronte di un settore che di fatto si è congelato con l'inizio dell'emergenza Covid e ha ripreso solo in piccolissima parte. Iniziamo con Maria Masi, che è presidente del Consiglio Nazionale Forense ed è un avvocato civilista. Masi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. E Francesco Mannino, che è presidente del Tribunale di Catania. Buongiorno Mannino, eccoci. Buongiorno, bentrovati. Maria, prego. Buongiorno. Io vorrei proprio cominciare con il presidente del Consiglio Nazionale Forense, la dottoressa Masi. E mi pare che proprio dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Vinicio Nardo, sia venuto un allarme sostanziale. Ha detto che mentre il paese reale torna a vivere, e invece sul fronte della giustizia tutto rimane chiuso. E l'Ordine degli Avvocati ha chiesto di riprendere a celebrare i procedimenti. Parla di situazioni in cui gli avvocati sono invitati a lasciare i decreti fuori alla porta in una scatola di plastica. È così? Siamo messi così, dottoressa Masi? In realtà la preoccupazione dell'avvocatura tutta, quindi quanto denunciato dal Presidente dell'Ordine di Milano, è in realtà quello che stiamo rappresentando al Ministro e quindi a tutti gli altri componenti, diciamo, del settore ormai da settimane, perché questa auspicata seconda fase in realtà non è mai partita, non è mai partita se non in maniera disomogenea su tutto il territorio. È assolutamente ingiustificabile, diciamo, questo blocco, perché ci sarebbero tutte le condizioni per una ripresa, ovviamente una ripresa organizzata, ma anche per questo è possibile, è una cosa possibile, può essere assolutamente assolta nella maggior parte dei tribunali. Quindi abbiamo più volte anche contribuito, diciamo, in maniera pratica a suggerire delle soluzioni perché questo possa avvenire. In particolare il Consiglio nazionale, sin dalla prima ora, aveva manifestato la disponibilità anche ad elaborare quelle famose linee guida che avrebbero dovuto informare poi i protocolli d'intesa finalizzati proprio e utili alla ripresa concreta della seconda fase, in questa seconda fase. In realtà queste linee guida poi, benché siano, diciamo, evocate o richiamate nella maggior parte dei protocolli poi realizzati, di fatto sembrano non essere applicati, perché lo spirito era proprio quello di tentare di, nel rispetto delle declinazioni, delle specificità di alcuni territori particolarmente attinti dall'emergenza sanitaria o da esigenze di natura logistica, come dire, di organizzazione di uffici, di personale amministrativo piuttosto che carico di ruolo di magistrati, in realtà poi si è di fatto trasformato invece in una pluralità di protocolli che allo Stato hanno determinato, diciamo, ulteriore confusione. Di fatto il blocco. Mi pare che si parli, Masi, non so se ha un dettaglio sui numeri, di un 15% di udienze celebrate nel civile rispetto a quelle che si sarebbero dovute celebrare e un 25% nel penale. Il tutto si somma, cioè queste udienze che sono saltate si sommano all'arretrato che già il sistema giudiziario italiano ha e rischia di diventare un disastro. Rischia di implodere in autunno, sì, esattamente, anche perché l'avvocatura si era anche sforzata, assecondando la richiesta di modalità diverse, pur evidenziando alcune problematiche relative soprattutto ad alcuni tipi di procedimenti, per esempio quelli penali o anche altri nell'ambito del diritto civile, che richiedono e comunque esigono, diciamo, una trattazione in presenza. Abbiamo manifestato assoluta disponibilità anche ad una trattazione alternativa allo Stato che di fatto però anche in quelle percentuali che lei
indicava sono dati veramente sensibilmente bassi. Cioè la didattica a distanza da voi non ha funzionato. La didattica a distanza da voi non ha funzionato. Allora, non abbiamo elementi sufficienti per poter manifestare, diciamo, o confortare, diciamo, la bontà anche di queste modalità.